Streaming. La domanda è: può una generazione di giovani cambiare il mondo? Ne parliamo con un diretto interessato, un vecchio che li odia. Buonasera al professor Amedeo La Potta, docente di filosofia all'Università La Sapienza di Roma. Professore, come sta? La vedo in ottima forma. Guarda che bello. Cosa si pensava? Che solo perché ho capelli bianchi ogni giorno debba ringraziare il cielo di essere vivo? No, me lo dica, no, se no, credo. Durante l'intervista tengo la mano dove dico io, basta saperlo. No, professore, anzi, lunga vita alla Potta. Dunque, lei è cresciuto in un periodo di ininterrotta prosperità per il paese, ma oggi, quando guarda i giovani, che cosa vede esattamente? Credo sia un esercizio piuttosto facile per una generazione giudicare le successive, per cui cercherò di essere moderato. Vedo una gigantesca montagna escrementizia scevra da ogni valore e forma di impegno civile. Un sacco di larve, praticamente. Professore, come dicono i giovani, la tocca piano. Ecco, se io per esempio avessi fatto il gesto delle virgolette con le dita come ha fatto lei, il mio babbo mi avrebbe fatto due parentesi sulla schiena a cinghiate. E questo è ciò che è mancato ai giovani, una sana educazione siberiana. Però, professore, i giovani stanno prendendo in mano le sorti del pianeta che voi avete distrutto. Questi giovani dicono di voler salvare il mondo, quando in realtà è tutta una scusa per stare sui social a prendere i pollicini. Questa mania di pollicini che gli si è veramente entrata nel cervello. I pollicini. Basta vedere chi sono i loro leader. Sì. Noi sapevamo Pol Pot, Lenin, il maestro Manzi. Loro hanno Selvaggia Lucarelli, Camihoc, il Pancio, Salvatore Aranzullo. Di questo passo ci ritroveremo i concorrenti del Grande Fratello al potere. Guardi, professore, non so come dirglielo, ma questa cosa è già successa. Gli inferi si sono schiusi. Pentiamoci, e lo dico da non credente. Professore, però adesso la prego, non faccia il 68 orgoglioso, la prego, non senta, qui. Senta, lei deve solo ringraziare la mia generazione che se oggi avete la libertà di divorziare, d'abortire e di mangiare il sushi all'olio can eat, lo dovete a noi. La libertà che vi si è data voi giovani l'avete usata per fare il filtro che ti mette le orecchie da cagnolino su Instagram. Oh, professore, a proposito di orecchie da cagnolino, noi qui avremo una foto da mostrarle. Possiamo farla vedere per Giorgio? Allora, un po' i giovani le piacciono, diciamo la verità. Si chiama Denise, ha 21 anni ed è una mia studentessa. Dica, dica. È ingambissima e le lascerò la mia cattedra in eredità quando io tra 100 anni non ci sarò più. Pensate un po'. Voi giovani fate così schifo, sì, che persino lei preferisce andare con un vecchio decrepito come me. Ma come vi siete conosciuti, professore? Galeotto fu il super match. Ah, che meraviglia, un po' di gossip. Allora, grazie.